Signori belli, buonasera a tutti. Buonasera. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ecco, esatto. Allora, che si dice, ragazzuoli? Era da parecchio che non si faceva una live pomeridiana. Spero che voi mi sentiate, che si senta tutto. Tra l'altro, ho finito di sistemare praticamente quello che. Grazie mille, Goldfra, per l'abbonamento col Prime. 13 mesi. Accidenti, più di un anno e un mese. Grazie mille davvero. E dicevo, ho terminato di scaricare praticamente tutto. Wilden 79, rinnovo l'abbonamento per un mese con il Prime per un totale di 10 mesi. Grazie mille. Metto un pelino di musichetta sottofondo. La solita, perché ovviamente fino a quando non farò una compilation di 54 canzoni per le live che durano un pelino troppo, si richiede un po' troppo tempo a livello musicale. Ditemi se la musica per caso è troppo alta, così la abbasso. Ciao ragazzi, benvenuti a tutti. Nessuno ti ha chiesto niente, Siri, guarda. Nessuno. Stai facendo tutto da sola. Allora, benvenuti ragazzi. Questa live sarà molto particolare, ma questo format sarà molto particolare. Appunto, si chiama Check Up perché ho pensato che materialmente non avevo un format dove poter parlare di tematiche legate al gioco di ruolo che potevano essere semplicemente opinioni e argomenti. O eventuali interviste, perché potrebbe capitare magari in futuro che ci possano essere delle occasioni in cui si ha un confronto con qualcuno, un po' come è stato un consiglio da Dungeon Master assieme affiancato da Steph Kirian, che però lì erano più che altro consigli relativi a Ravenloft. Qui stiamo parlando invece proprio di argomenti generici legati al gioco di ruolo. Non avendo effettivamente un format di questo tipo, perché il Vectical Mortem è creazione di avventure e quant'altro. E consigli da Dungeon Master sono consigli su eventuali cose legate al gioco di ruolo. Non esisteva un format di questo tipo, quindi ho voluto crearne uno nuovo. E questo ovviamente che cosa comporta, signori? Che prima di andare avanti, sigla. Ok, bene. Allora, ho fatto pure questa cosa che ci tenevo a fare, sta stronzata della sigla. Ora dovrei soltanto capire come si fa, una volta terminata la sigla, a tornare immediatamente da solo, automatizzato, nella scena, che ovviamente non so fare, quindi ho dovuto fare io. Musica perfetta, che è successo oggi? Fila tutto liscio? Non lo so, Pat Mauser, boh. Allora, che cos'è Checkup? Vi ho spiegato un pochino che cos'è. Ho cercato un nome, ho avuto il supporto, il gigantesco supporto da parte della clinica, che ovviamente tramite Telegram, che vedo che ci sono i miei due instancabili moderatori postate qui in chat. Chi effettivamente si è iscritto al canale può accedere al canale Telegram. Chi si è iscritto al canale Twitch può accedere al canale Telegram, dove possiamo parlare, chiacchierare, commentare e non soltanto, ma spesso e volentieri sono io a chiedere il vostro aiuto o dei pareri in funzione di quello che si fa. Dunque, di cosa si parla oggi? Allora, io parto una domanda, ho spulciato qualche video sul tubo e ho trovato un paio di creator che dicono che Sot sia molto nerfato. È vero, io il manuale, ma ho appena iniziato a leggerlo, parere di chi ha già letto, Brian. Allora, Brian, ora risponderò anche a questa tua domanda. Innanzitutto siamo partiti con l'hype train, sono super felicissimo, ragazzi, via, andiamo! Tra l'altro, tramite canale ho aggiunto Black Gemini 2555 che si unisce, grazie mille per il tuo abbonamento con Prime. Ho aggiunto alle informazioni del canale di Twitch e anche sul tubo e il link di Ko-fi, Ko-fi, come cacchio si chiama, semplicemente come chi effettivamente magari non può materialmente o non ha voglia di finanziare o sostenere il progetto con delle donazioni, può farlo semplicemente tramite quel link. Ho messo la donazione minima possibile perché anche quello può essere una cosa carina e prometto che se avrò mai occasione di incontrarvi, sarò io ad offrire un caffè a voi per il supporto che mi date. Al di là di questo, parliamo un po' di Dragonlance.
Dragonlance Shadow of the Dragon Queen è il modulo appena rilasciato. Questa live non sarà prettamente incentrata su Shadow of the Dragon Queen, ma sarà prettamente incentrato su tutto il mondo di Dragonlance, ma affronteremo anche il modulo Shadow of the Dragon Queen, o meglio, vi darò la mia da cultore, fan sfegatato, schifosamente sfegatato di Dragonlance, soprattutto perché ai tempi fu uno dei primi libri fantasy che ho divorato, e vi dirò la mia effettivamente sulla base di come mi sembra questa trasposizione di questa avventura, sulla base di ciò che conosco, di ciò che mastico in materia di Dragonlance. Dunque, allora, vi dico subito che ho scritto degli appunti basandomi su ciò che effettivamente è stato precisato, puntualizzato nelle varie edizioni, in maniera tale da trarre un sunto per la storia di Dragonlance, in maniera tale da darvi un'infarinatura effettiva di quelle che sono le tematiche che si trattano in Dragonlance e le differenze che possono esserci all'interno di un'ambientazione come questa rispetto alla base del gioco di ruolo, o comunque ad ambientazioni magari un po' più canoniche come può essere un Forgotten Realm o altro, perché sono delle ambientazioni che onestamente belle, che però non tutti, soltanto chi effettivamente ha avuto modo di leggere, mettere le mani sul modulo della terza edizione o a qualcosa di addirittura antecedente o leggendo i libri, molte informazioni purtroppo non ce le ha. Quindi mi è capitato di leggere anche a seguito dei commenti sull'episodio 1 di Dragonlance, che se i moderatori mi fanno questo gigantesco regalo di mettere il link del primo episodio qui sulla chat, hanno una pizza offerta dal sottoscritto a prima occasione. Ciao Stracqua! E alla base di questo, dicevo, seguendo la prima puntata, molti mi hanno scritto: non conosco bene il mondo di Dragonlance, però sembra interessante, sembra molto figo, eccetera, eccetera. Quindi lo scopo di questa live non fa altro che cercare di darvi un po' un'idea maggiore di quello che è il mondo di Dragonlance, in maniera tale che se recuperate la prima puntata o seguirete la puntata di martedì, avrete una visione un po' più completa di quello che può essere tutto ciò che riguarda questo fantastico mondo. Dunque, parliamo di Dragonlance. Allora, lui voleva la pizza. Buonasera, comrade Leninator. Comrade Leninator. Xizor, che regala un abbonamento, grazie mille Xizor a Stracqua, e siamo a 56 ragazzi, eravamo 62, poi purtroppo il tempo passa, gli abbonamenti scendono di nuovo. Comunque, dicevamo, Dragonlance, allora innanzitutto è un modulo completamente differente da quello che può essere, ma differente da quello che può essere un Forgotten Realm, ma perché non dico che nel Forgotten Realm le divinità o comunque ciò che viene fatto dalle divinità non abbiano un'importanza sicuramente centrale, ok? Perché ovviamente basti pensare a Mistra, che la peste magica e tutte queste belle cose, ovviamente sono tutte cose importanti. Diciamo più che altro che la storia, l'ambientazione di Dragonlance ruota molto più su queste cose, perché in un contesto di tempo, diciamo che gli eventi giocabili e non sono un po' più ristretti, ok? Mentre Forgotten Realms magari viene utilizzato perché magari c'è una dilatazione temporale sicuramente maggiore, e soprattutto anche perché ci sono molti più moduli che sono stati anche rilasciati ultimamente da parte della Wizards of the Coast, noi abbiamo più predisposizione magari ad utilizzare quel determinato mondo per questo motivo. Quindi quello che voglio fare io stasera è darvi proprio un'idea di quanto può essere interessante non soltanto il mondo in sé, ma tutto ciò che ruota attorno alla storia di Dragonlance, perché ragazzi, vi posso assicurare che la creazione del mondo, la composizione del mondo, anche se in alcuni punti sembra ridondante, molto simile ad altre ambientazioni, è veramente una figata, è veramente molto 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 interessante. Mentre io studiavo determinate cose, dicevo: che figata, questa cosa potrebbe essere una bellissima idea
da mettere in un'avventura. Pensavo ad Arcantir, ho detto quasi quasi faccio proprio questa cosa. Dunque, andiamo a noi. Allora, cosa si diceva? Allora, Dragonlance. Partiamo dalla base. Dunque. Allora, innanzitutto, Dragonlance è un'ambientazione che si va a sviluppare, soprattutto a livello di eventi, nell'arco di quelle che vengono definite ere, ok? Kryn, che sarebbe questo pianeta, questo mondo, su cui si vanno a creare questi continenti, che sono poi il continente principale è Anzalon, che sarebbe quello dove tramite l'avventura, sì, partiamo dall'inizio, quello che poi sarà una parte di Anzalon, ovvero la zona relativa a Solamnia del nord-ovest, se non sbaglio, è quella dove sarà improntata l'avventura. L'avventura di Shadow of the Dragon Queen utilizza uno specifico momento di una di queste ere, ok? Cioè è improntata in uno specifico momento. Per chi ha letto i libri è prima o comunque quasi contemporaneamente all'inizio del libro I draghi del crepuscolo i draghi del crepuscolo d'autunno. Quindi se per caso voleste leggere i libri di Dragonlance vi consiglio di iniziare da quello, che tra l'altro proprio a livello di saga viene considerato il primo, perché spiega un pochino il tutto. Infatti, dicevamo, le ere. Allora, considerate una cosa. Tra l'altro ci sono alcune chicche, ragazzi, nel mondo di Dragonlance che sono fantastiche, ok? I libri si trovano pure su Amazon, pillone, sì. Allora, praticamente funziona in questo modo. Voi dovete immaginare che innanzitutto ci sono delle entità, delle creature. Vi faccio questa premessa che è fine a se stessa, però è figa perché ve la voglio dire. Sono delle creature o delle entità all'interno del mondo di Dragonlance che nessuno riesce ancora a capire materialmente chi cacchio siano, ok? Una di queste entità è un personaggio che verrà citato e poi successivamente incontrato molto in là nella storia, che è un po' un personaggio fine a se stesso, non è che ti cambi qualcosa, però è un personaggio dal concept molto interessante. Viene chiamato, non vi dirò il nome, viene chiamato lo storico, come soprannome chi ha letto Dragonlance sa di chi sto parlando, in quanto lui non ha, il suo ruolo non è altro che quello che è scrivere la storia del mondo. Cioè, sto personaggio non fa niente dalla mattina alla sera se non avere davanti questo libro che è infinito, sul quale non fa altro che scrivere tutto ciò che riguarda quello che accade. O comunque gli eventi fondamentali per il mondo di Kryn. Ok? E si dice che sia immortale, ovviamente, perché il suo unico obiettivo è quello, cioè prendere, trascrivere tutto quello che accade. Ok? Questo personaggio qua si dice che abbia scritto tutte le informazioni relative al mondo di Kryn in un libro chiamato Icono Kronos. Ok? Questo libro qua che si può trovare, stando a quello che viene descritto nelle ambientazioni e in quant'altro, nella città di Palantas, una città molto importante per la storia di Dragonlance, che se avete per caso visto l'episodio girato nel canale dei Diventi Nation, dove io facevo il master appunto di Dragonlance della Guerra del Caos, l'obiettivo era quello di espugnare Palantas, questa città inespugnabile. Ok, all'interno di quella biblioteca è costruito questo libro chiamato Icono Kronos, dove ci sono tutte le informazioni legate al mondo di Kryn. Chiusa parentesi. Sta cosa è fine a se stessa, ok? Dicevamo, le ere. Considerate che ci sono diverse ere, ok? La prima di queste viene chiamata Era della Nascita delle Stelle. Poi nello specifico vi andrò a dire proprio l'evoluzione di come gli dei hanno creato Kryn. O meglio, il perché è stato creato Kryn. Comunque, la nascita delle stelle, ok? Ci torneremo dopo. Poi c'è l'era dei sogni, successivamente l'era della potenza, l'era della disperazione, l'era dei mortali, che sarebbe praticamente quella poi dove effettivamente iniziano ad accadere qualcosa in funzione delle azioni degli esseri umani che abitano il pianeta, e così via, ok? Allora, partiamo da questo presupposto. Ok? Allora, tutto Dragonlance ruota attorno a tre forze principali, che sono protagoniste
sin dall'alba dei tempi nel mondo di Dragonlance, che sono bene, male e neutralità, ok? Bene, male e neutralità. Queste tre forze sono fondamentali e sono quelle che in pratica influiscono su tutto ciò che accade nello sviluppo del mondo di Kryn. Tutto ciò che accade anche a livello di eventi temporalmente dentro il mondo di Kryn è legato alle influenze di queste tre forze, ok? Praticamente che cosa accade? Queste tre forze qui sono anche quelle che in un certo senso si contendono le anime, gli spiriti, che poi andremo a vedere nel dettaglio. C'è da dire una cosa di Dragonlance. Innanzitutto che gli spiriti, che poi diventeranno le razze che abiteranno questo mondo, in principio avevano soltanto alcune categorie di razze. Le principali erano gli elfi, e successivamente i nacquero... chi c'erano? Gli elfi erano i primi. Allora, partendo da un... sì, gli elfi, gli ogre, che attenzione, non sono gli ogre di Forgotten Realm, ok? Quelli là, brutti, tipo che... enormi, ok, sì, sono enormi anche qui. Ma principalmente si suddividevano in due categorie. Gli Yrdra, che sono bellissimi, ma al tempo stesso anche un po' malvagi in un certo senso, e anche molto arroganti e quant'altro, poi le razze le affronterò nel dettaglio, e successivamente, che in principio erano appunto questi Yrdra, gli ogre, e successivamente ci sono anche, al di là di queste principali razze, gli umani. Poi successivamente vennero creati gli animali, i draghi, e così via. Un evento importante che comportò il mutamento di tutto ciò che riguarda, che era presente all'interno del mondo di Kryn, è influenzato da una cosa che viene chiamata gemma grigia di Gargat, che in pratica non faceva altro che creare una sorta di atmosfera, impulso di mutazione, di cambiamento. Questo cambiamento portò poi successivamente allo svilupparsi di altre razze, come possono essere i nani, gli gnomi, i kender, i centauri, i minotauri, e anche i draghi stessi iniziarono a mutare, quindi incominciarono a verificarsi i primi cambiamenti anche dei draghi stessi. Tra l'altro il procedimento di creazione dei draghi, ragazzi, su Dragonlance è qualcosa di magnifico, ma ne parleremo. Facciamo un passo indietro. Come è nato il mondo di Kryn? Allora, immaginate questo. Buon pomeriggio, Saphir, benvenuto. Immaginate questo, signori. All'inizio esistevano solo due entità principali. Il caos, immaginatelo come un'entità potentissima, il disordine, e il Dio Supremo. Questo Dio Supremo non faceva altro che cercare di contrastare il caos. Assieme al Dio Supremo ci sono i suoi tre figli principali, che sono Paladin, Gilnean e Tachisis. Bene, neutralità, male, ok? E assieme a loro ci sono altre divinità, minori, tra virgolette. Le tre principali, quelle che in un certo senso sono quelle principali della storia, sono Paladin, Gilnean e Tachisis. Cosa succede? Che il Dio Supremo non fa altro che cercare di contrastare il caos, perché ovviamente hanno un obiettivo contrapposto. Le divinità, quindi queste tre più le altre, fanno forza comune, fanno fronte comune, assieme al Dio Supremo ovviamente, per rallentare il caos, per arrestare il caos. Ovviamente non riescono ad arrestarlo, perché il caos è una delle cose più potenti, potente tanto quanto il Dio Supremo. A livello di forza, tra virgolette, sono equivalenti, mettiamola così. Grazie mille Baranfalco00, benvenuto. Quindi cosa succede? Il coinvolgere le divinità rende il Dio Supremo soddisfatto. Lui è bello là che dice: ah, bravi ragazzi, mi state dando una mano, bello. E quindi lui è compiaciuto da questa cosa. Cosa accade praticamente? Qui c'è un evento, ragazzi, che è descritto bellissimo. Una di queste divinità, che non sono le primarie tre, ma una di queste divinità, che è Reorx, il dio che poi verrà venerato dai nani, dagli gnomi inventori e da tutto ciò che ha a che fare con la creazione, il dio fabbro, sembra una bestemmia ma è un dio fabbro, cioè il nano,
colui che plasmò il mondo, viene chiamato così nei libri di Dragonlance, colpisce col suo maglio da forgiatore il cuore del caos. E sentite che bella sta cosa, ragazzi. Esatto, il Moradin, però è leggermente differente. Sentite che bella sta cosa. Lui colpisce con il suo maglio il cuore del caos e dalle scintille che si proiettano dei colpi scagliati contro il cuore del caos nascono le stelle. Questa è poesia, cazzo. Cioè lui dà questi colpi e dalle scintille cominciano a nascere le stelle. Ok? Dalle stelle iniziano, se non sbaglio, a nascere gli spiriti. Cioè, da queste stelle iniziano ad essere, a creare spiriti, che ovviamente sempre fanno parte di quelle tre categorie. Bene, neutrale, male. Ok? Cosa succede però? Ovviamente questi colpi che riceve il caos da Reorx non è che non lo ammazzano perché il caos è troppo forte, ma rallentano la sua, tra virgolette, avanzata. Il Dio Supremo, felice di questa cosa, decide di ricompensare le divinità, tutte, ok? E allora cosa fa? Si inizia a pensare di creare qualcosa per qualcosa come dono per gli dèi, per quello che hanno fatto. Allora che accade? Innanzitutto questa battaglia che avviene tra Reorx, il caos e tutto il resto viene chiamata Guerra di Tutti i Santi, prende il nome di Guerra di Tutti i Santi. Questa battaglia viene vinta, rallentando, ok, le stelle. Ok, questi spiriti che nascono dalle stelle iniziano ad essere contesi tra le divinità, tra le tre forze. Bene, neutralità è male, ok? Tutti cercano di accaparrarsi più spiriti perché gli spiriti in qualche modo sono fonte di energia, in qualche modo sono energia che è stata prodotta da un evento collegato al caos. Il caos è questa entità potentissima, quindi è una fonte di qualche tipo, ok? Quindi gli dèi iniziano a contendersi queste cose. Il male, però, viene, tra virgolette, fottuto, perché neutralità e bene si alleano per rallentare l'avanzata del male. Il Dio Supremo allora decide di fare una cosa. Siccome questa situazione non può continuare, questa guerra di tutti i santi dove le divinità si scannano per chi deve avere più spiriti, decide di bloccare questa follia. Perché? Perché queste battaglie che si vanno a creare tra le divinità per contendersi gli spiriti non fanno altro che creare disordini. Disordini che indeboliscono l'equilibrio e rafforzano il caos. Quindi per cercare di non dare al caos ulteriore forza, il Dio Supremo interviene e fa alt, ragazzi. Calma. Così non va bene. Quindi avviene qualcosa che verrà chiamato il compromesso. Cioè, il Dio Supremo dice, facciamo così. Ognuno di voi potrà fare dono di quello che vuole a questi spiriti. Potrà donargli quello che vuole, perché li sente in qualche modo suoi, ok? E allora che succede? Le divinità del bene decidono di fare una cosa, dare un corpo a questi spiriti, dare una consistenza in maniera tale da sperare, cioè in maniera tale da permettergli di vivere una vita e non di vagare così a cazzo in giro, così a random, ma di poter vivere una vita anche nella speranza che questi spiriti in qualche modo, quelli che prenderanno poi contezza e forma, in qualche modo vivano per cercare di portare ordine e bontà e bene, ok? Nel mondo di Green, in quello che poi sarà il mondo, ok? Questa è la speranza delle divinità benevole. Le divinità del male, invece, dice: ah, ok, tu dai questa cosa, benissimo, ma questi spiriti che prenderanno consistenza e prenderanno corpo dovranno patire fame e sete. Perché fa questo? Perché nel momento in cui loro dovranno cercare nutrimento o di dissetarsi, potrebbero non farcela, e questo cosa comporta? Che si rivolgeranno agli dèi. Quindi la preghiera, la necessità di essere cercati, perché gli dèi ovviamente attingono potenza da questa cosa e soprattutto potrebbero assoggettare le persone che chiedono il loro aiuto. Quindi la malvagità dà questo, tra virgolette, come dono, che devono patire fame e sete.
nella speranza che loro, rivolgendosi alle divinità, riescono a corromperli. La neutralità, invece, dice praticamente questo. Ok, io gli do il libero arbitrio, così voi due, bene e male, che state rompendo un po' le palle perché chi si deve... decideranno loro quello che devono fare. Anche perché la neutralità vuole che ci sia equilibrio tra queste due forze. Quindi puntare un po' più per il bene non è quello che vuole, né tantomeno puntare per il male, ma vuole che in qualche modo ci sia un determinato equilibrio. Ok? Quindi dà la facoltà a questi spiriti, che prenderanno poi consistenza, la possibilità di scegliere che strada prendere, libero arbitrio. Quindi che succede? Una volta fatto questo, però, devi avere dove piazzare questi spiriti e viene creato il mondo, ok? Quello che però ovviamente avviene è che mentre il mondo degli dei iniziava a prendere forma da questa cosa, il caos, zitto zitto, si faceva i fatti suoi, dice, tempo al tempo, lui piano piano, senza farsi sgamare, faceva qualche rottura di palle, ma sempre molto silenzioso, si stava sulle sue, anche perché stava cercando di riprendere un po' la situazione sotto controllo. Qui ora parliamo di una cosa importante. Questi spiriti vengono mandati nel mondo di Kryn. Come è costituito il mondo di Kryn? Ok? Noi sappiamo che nel Forgotten Realm ci sono i piani, piano etereo, piano... anche qui ci sono i piani, ma hanno una consistenza differente. Allora, è un po' un bordello da capire, ma spero di riuscire a spiegarmi e di farvi capire che si intende. Immaginate il globo, ok? La palla. Il mondo. Questo mondo è circondato da... come si chiama? Da una cupola. Che lo, grazie mille Safir per l'abbonamento Prime per 11 mesi. Da una cupola. Questa cupola di luce si chiama appunto... cupola della creazione, e viene creata dagli dei del bene per dare un luogo di rifugio agli spiriti. Ok? Questa viene creata dagli dei della luce, alias Paladin. Tachisis, divinità del male, dice: "E no, caro, non è che puoi fare ogni volta quel cazzo che ti pare a te. Alla base di questa cupola di luce ci sarà la cupola dell'ombra, ok? La cosa ovviamente bella qual è? Che non può esistere la luce senza l'ombra, non può esistere l'oscurità senza luce, quindi necessariamente le due cose sono complementari. Se c'è una cupola di luce alla base, immaginate il mondo, questa cupola che lo circonda, tra la cupola di luce e il mondo c'è questa sottile cupola chiamata cupola delle ombre o abisso, ok? Mentre quello della neutralità ovviamente cosa fa? Dice: ok, abbiamo dato la possibilità a questi esseri di vivere e morire in funzione a quello che fanno, bene o male che sia. Ma ci deve essere un punto dove queste entità, in qualche modo morendo, poi ritornano. E quindi tra queste due cupole, in un punto ben preciso, si va a piazzare quella che viene chiamata Valle Nascosta. Che è una viene immaginata come una sorta di foresta, all'interno della quale c'è un portale chiamato Portale delle Anime, che serve da ricambio. Ciao Julie Rose! Che serve da ricambio, perché ogni volta che una persona muore diventa spirito, poi da spirito, tramite il Portale delle Anime, ritorna nel mondo, ciclicamente. Ok? Quindi immaginatevi questa cupola di luce, questa cupola d'ombra alla sua base, e poi in un punto ben preciso c'è quella che viene chiamata Valle Nascosta, dove è situato questo portale delle anime. Ora che succede? Oltre a questi, a questa cupola e a questi elementi qua, ci sono gli altri piani. Questi tre, innanzitutto, questi tre elementi vengono chiamati piani esterni. Poi ci sono i piani interni, che sono i comuni fuoco, aria, terra e acqua. Ok, che sono tutti attorno piazzati in giro per questa zona qua, e in più ci sono piano delle ombre, astrale ed etereo. Ok, l'astrale viene associato a, poi verrà associato, anche se non si ha contezza di questa cosa, a Solinari, la luna bianca. Il piano etereo al mondo dei sogni, e quindi alla luna rossa, lunitari. Mentre quello delle ombre, ovviamente, a Nuitari, la luna oscura.
Quindi che cosa succede praticamente? Questi tre piani fanno parte di questa cosa. Ma perché vengono create la cupola e tutte queste belle cose? Semplice. Perché il mondo di Kryn è nell'universo. E l'universo, nel mondo di Dragonlance, viene chiamato mare etereo. È questa distesa di tutto, dove ci sono anche altri mondi, che come un mare in tempesta può avere delle perturbazioni, ok? La cupola serve per proteggere Kryn dall'influenza del mare eterno, che si dice che sia il caos stesso, in un certo senso, ok? Quindi immaginate il Dio Supremo se la fa con tutto, cioè contro tutto, ok? Quindi immaginate la forza del caos. Questa è la cosmologia di Kryn, che come avete potuto vedere non è assolutamente robetta. Beh, bella, bella incasinata. Se riuscite a trovare l'immagine di qualche manuale della 3.0, io vi consiglio di andarla a vedere, perché magari riuscite a capire qualcosa. Ora, questi piani saranno oggetto di quello che accadrà, ok, nella storia di Dragonlance, che io non vado a dirvi per non creare spoiler, ma sarà in qualche modo per via delle divinità che fanno cose con queste cupole, portali delle anime e quant'altro, che avvengono cazzi e succedono cose brutte, ok? Che poi si sistemano e quant'altro, più o meno. Questa è tutta la cosa, ma non vado a spiegarvelo perché diversamente vi farei un mega spoilerone su quello che... Sì, Xizor, esattamente, è come se fosse una sorta di reincarnazione quella che ovviamente fanno gli uomini, cioè muoiono, gli spiriti tornano ad essere spiriti e poi vengono rimandati sulla Terra, ok? Ma non hanno contezza di quello che erano prima, cioè è proprio un discorso particolare, ok? Andiamo alle razze, ragazzi, le razze di Dragonlance. Gli umani, non serve che vi spiego, gli umani sono umani, punto. Non hanno niente di particolare, né tantomeno di diverso da quelli che possono essere i comuni umani del Forgotten Realm. I nani. I nani invece si dividono in 2/3 categorie, ok? Nani delle montagne e nani delle colline. I nani delle montagne sono quelli che in un certo senso fanno... come si dice? Fanno su se stessi. Non mi viene il termine. Comunque si chiudono in se stessi, del tipo, se succedono problemi all'esterno, noi ci stiamo qua, chiudiamo le porte, chi si è visto si è visto, siamo sottoterra, sti cazzi. Ok? Abbiamo parlato, Ryoda, della cosmologia e di come è stato creato un po' a livello di procedimenti divini il mondo di Dragonlance. Ora sto parlando di come sono strutturate le razze, che è comunque un fattore molto importante se volete giocare l'avventura, ovviamente. Dicevo, i nani si dividono in nani delle montagne e delle colline. Quelli delle montagne fanno chiusura su se stessi. Ciao Sara, ben arrivata. E tendono a stare per i fatti loro. Se ci sono problemi, infatti, durante alcune parti della storia dell'evoluzione di Dragonlance, i nani, c'è proprio scritto che se ne battono fortissimo e dicono: vabbè, voi avete problemi fuori, noi stiamo qua sotto, non ce ne frega niente. E si stanno per i fatti loro, ok? Sono molto onorevoli e testardi, ovviamente, il tipico nano, ma soprattutto sono molto onorevoli. Infatti si suddividono in 3 clan principali, più o meno, e per loro è proprio un onore far parte di questo clan, di questi clan, ok? Quando, mentre i giganti delle colline, i nani delle colline invece sono quelli che non hanno una mentalità così chiusa come può essere quella dei nani delle montagne, ma che hanno magari la voglia di esplorare un po', sono un po' più sociali e quindi hanno lasciato le montagne, hanno abbandonato le montagne per vivere al di fuori del loro contesto sociale principale e vengono chiamati nani delle colline. Tra le due, ovviamente, tipologie di nano, ci sono dei battibecchi. Perché? Perché ovviamente uno non condivide le idee dell'altro. Mentre quelli dicono: noi dobbiamo stare tra di noi, gli altri dicono: ma perché io devo stare lì? Cioè, nel senso, io, il mondo è così vasto, devo limitare la mia vita a questo. Quindi voglio fare qualcosa. Quindi hanno una concezione leggermente diversa del mescolarsi con altre creature e quant'altro. Anche nei nani delle colline ci sono dei clan.
quando un nano tradisce la propria gente, la propria società o le proprie divinità, quindi il concetto di divinità su Dragonlance è importantissimo, ragazzi. Non è come Forgotten Realm che faccio un personaggio che è credente, no, non gliene fotte nulla. Il 90% dei personaggi che vengono giocati su Forgotten Realm non gliene fotte nulla di qualunque divinità, ok? Mentre su Dragonlance, siccome le divinità sono molto molto importanti, per via di quello che accade, il cataclisma, tutto ciò che previene il cataclisma, tutto ciò che segue il cataclisma, il perché succede il cataclisma, le divinità sono molto centriche nell'ambientazione. Su Forgotten Realm no. O meglio, non del tutto. Quindi quando uno di questi nani tradisce un po' il concetto della sua società, viene cacciato e viene chiamato nano senza padre, cioè viene bandito dal clan a cui appartiene ed esiliato dalla propria terra, etichettato come traditore, cioè lui non appartiene a nessuno, senza padre. Quindi immaginate quanto effettivamente sia alla base importante per loro avere una sorta di continuità nella loro stirpe. Quindi delle razze sicuramente molto molto legate al passato, al loro sangue in un certo senso. Al di là di questo, però, questi qui che vengono esiliati, chiamati appunto senza padre, sono quelli che vengono definiti i nani scuri. Ok, non ci sono i Duergar qua. I nani scuri sono quelli che vengono esiliati, i traditori. Ok? Questa cosa dei nani scuri è anche simile, identica, quasi identica per gli elfi, ma ci arriviamo dopo. E poi ci sono un'altra categoria che sono i nani di fosso, che in realtà sono gli Agar, ok? Questi nani qua, a differenza degli altri, sono molto più sociali ancora, però in un certo senso non sono propriamente sveglissimi. E siccome non hanno questo loro modo di vivere in maniera molto così, si dice che la causa di questo loro problema, in un certo senso, di concezione di vita, sia legata a quella gemma che dicevo prima, la gemma grigia di Gargat, che in qualche modo ha modificato i nani e la parte peggiore, ha corrotto un po' i nani, la parte peggiore sono i nani di fosso. Infatti tra i nani, quando si devono prendere per il culo, perché sono stupidi, cioè imbecille, è nano di fosso, ok? Non sono completamente scemi, ok? Però c'è una buona probabilità che se trovi un nano scemo sia un nano di fosso, mettiamola così. Nel libro di Dragonlance c'è un personaggio molto bello, molto interessante, che si chiama Bupu, che è una nana di fosso e a malapena parla, per farvi capire. Ora, non sono tutti stupidi, però tra i nani, quando si devono dire imbecille, sei un nano di fosso, capito? È proprio un'offesa, perché vengono considerati un po' i cugini idioti, ok? Questo per quanto riguarda i nani. Passiamo, Bupu, esatto. La grande Bupu, vedo che c'è gente che conosce. Elfi. E gli elfi. Allora, gli elfi sono diversi. Sono cagonesti, qualinesti, silvanesti, dragonesti e dimernesti. Ora voi dite, che cazzo sembrano le declinazioni latine? Allora, i cagonesti sono gli elfi silvani. Cioè, gli elfi dei boschi, tradotti in termini di D&D base. Gli elfi dei boschi sono i cagonesti. I qualinesti sono in un certo senso gli elfi alti, potremmo dire, i silvanesti, gli elfi del sole, i dragonesti e i dimernesti sono gli elfi marini, ok? Che hanno una differenza sostanziale tra di loro, ma molto legata al carattere e ad alcuni dettagli, ora ci arriviamo. I cagonesti ovviamente hanno un legame della vita molto molto legato alla natura, ok? Proprio perché sono gli elfi silvani, cioè stanno nei boschi, loro vivono nei boschi, venerano le divinità dei boschi, ringraziano la natura e la natura ringrazia loro. C'è proprio un discorso di dare e avere con la forza della natura. Quelli di qualinesti invece sono quelli un po' più precisi da un punto di vista di educazione, ma sono anche quelli che sono più predisposti ad allontanarsi dalla propria società e a legare con gli altri. Ok? Questi sono quelli di qualinesti. Ma ciò non toglie che comunque sono persone molto intelligenti, molto astute e soprattutto molto colte. Quelli di silvanesti invece, esattamente come i nani delle montagne, dicono: raga, ma noi siamo elfi, ma che ce ne fotte di tutti gli altri? Sono tra l'altro tra i più belli, sono tanto belli quanto
freddi e stronzi, nel senso che sono molto altezzosi. È difficile guadagnarsi la fiducia di un elfo di Silvanesti, proprio perché mettono sempre in dubbio gli altri, non si fidano molto degli altri. Cercano di fare sempre chiusa su se stessi, sulla loro popolazione, sulla loro tipologia di roba, proprio per questo motivo. Hanno la puzza sotto il naso, il termine potrebbe essere questo. Ovviamente poi ci sono gli elfi marini, che invece sono i dragonesti e i dimarnesti. I dragonesti e i dimarnesti si differenziano per una cosa. Da un punto di vista caratteriale, i dragonesti sono più simili a quelli di qualinesti, cioè sono un po' più aperti, ma stanno sempre per i cazzi loro, anche loro. Cioè, proprio perché sono elfi marini. In più, se non sbaglio, gli elfi di i dragonesti hanno la capacità eccezionale di trasformarsi in delfini, mentre quelli di dimarnesti, che sono un po' più asociali, un po' più altro, assumono la forma di lontre. Ora, perché vi sto dicendo questo dettaglio? Ci arriviamo subito. Quando un elfo di una di queste sottocategorie tradisce il proprio popolo, la propria società o le proprie divinità, o si macchia di un crimine verso una di queste, viene bandito. Ogni categoria di elfo bandisce un elfo della propria stirpe, della propria razza, in maniera differente. Quelli di i cagonesti praticamente, se non sbaglio, lì ovviamente oltre all'esilio, lì riammettono, così quelli di Cagonesti come tutti gli altri, decidono di ammettere o meno questi elfi che hanno tradito soltanto sotto alcune circostanze. Quelli di Cagonesti fanno affrontare una prova e sono particolari quelli di Cagonesti, perché? Perché sono tutti tatuati. Quando una di queste, quando loro affrontano questa prova, cioè allora, quando vengono banditi, vengono cacciati via, e quando cercano di rientrare all'interno della loro società devono affrontare questa prova. Se falliscono, i tatuaggi che hanno in corpo si anneriscono come segno di fallimento e vengono cacciati, non gli viene data altro modo, salvo in alcune eccezioni in cui gli viene permesso di affrontare una seconda prova, che consiste nel cacciare, sfidare, uccidere una creatura prettamente malefica, dedita al male. Nel caso in cui loro riescono in questa impresa, vengono riaccettati all'interno della società. Se falliscono, crepano, perché generalmente la creatura che devono ammazzare non gli fa lo sconto, quindi è un'ultima chance, ok? E inoltre, quando vengono marchiati appunto come elfi scuri, oltre al cacciare, in alcune circostanze avviene anche qualcosa di peggiore, ok? Per esempio, gli elfi di Qualinesti fanno affrontare qualcosa chiamata eclissi del sole, che in pratica che cos'è? Se di fronte ad un concilio lui si dimostra realmente pentito, gli elfi di Qualinesti potrebbero decidere di dargli la possibilità di dimostrare il suo pentimento e quant'altro di fronte alle divinità. Nel caso in cui lui risulterà seriamente pentito di questa cosa, viene riaccettato. Nel caso in cui il suo pentimento non è al 100% sincero, viene bandito da tutti, dalla sua società, e viene cancellato dal cuore di tutti gli elfi di quella società. Cioè, nessuno nutrirà più un sentimento di compassione, affetto per quel tizio là. Questa è la punizione degli elfi scuri di Qualinesti. Quelli di Silvanesti, no ragazzi, c'è uno spettacolo sotto che non avete idea. Quelli di Silvanesti credo che sia la punizione peggiore che si può avere. Loro invece fanno affrontare una cerimonia, e questa, ragazzi, quando l'ho letto ho detto ok, questa qua la devo mettere in qualche avventura perché è bellissima sta cosa. Hanno una cerimonia chiamata la cerimonia dell'oscurità. Praticamente prendono il colpevole di questo atto indegno e lo mettono al centro di un cerchio di specchi. Ogni specchio riflette un ricordo del suo tradimento.
Cioè, come punizione, gli fanno rivedere le sue azioni che lo hanno portato a quel punto. E mentre lui è al centro di questi specchi in circolo, attorno a lui, non è ancora finita, c'è una catena di platino, che mentre lui guarda il suo pentimento, la catena sente quanto effettivamente lui si stia pentendo meno e inizia a stringersi. Se la catena lo intrappola del tutto, con quella stessa catena viene condotto ai limiti della società di Silvanesti. È lasciato via, esiliato per sempre. Il suo nome verrà cancellato da tutti i registri, cioè lui non sarà mai esistito per gli elfi e il suo nome verrà bandito per sempre. Nessuno potrà mai più pronunciare il suo nome. Minchia, raga, per questo vi dicevo, sono tanto belli quanto altezzosi, perché se sgarri sono cazzi, cioè loro proprio non esisti, per noi non esisti. Non è che non proviamo affetto e ti possiamo incontrare come quelli di Qualinesti, dici, ah vabbè, bella, completamente, tu non esisti più per noi. Cioè, ed è bellissima sta cosa. Quelli marini invece hanno due differenze. Come dicevo prima, i dragonesti si trasformano in delfini. Gli altri, che porca puttana, hanno un nome talmente di merda che non mi ricordo mai. Deremnesi, come cazzo si chiamava? Dimernesti. Dimernesti invece anche hanno un altro tipo di punizione. Come vi dicevo prima, dragonesti in delfini, dimernesti in lontre. Se vengono considerati elfi oscuri perché anche loro tradiscono, hanno due comportamenti differenti. I dragonesti da delfino assumono la forma di squali. Non sono più in grado di assumere la forma delfino, ma diventano squali. E vengono esiliati anche loro. E vivono per i cazzi loro, nel senso, cacciati via dalla società, vanno a morire altrove, a noi non ci interessa più. Quelli di Dimernesti, da Londre, invece, diventano delle mante. E sono tra tutti quelli che fanno fronte comune. Quando degli elfi scuri di Dimernesti vengono cacciati via dalla loro società, tendono a raggrupparsi e a formare delle società di elfi scuri che si vogliono vendicare degli elfi che li hanno cacciati. Quindi perseverano nell'essere stronzi. Ok? Quindi, raga, immaginate che cazzo c'è in Dragonlance. Mi dispiace che il manuale di Dragonlance, Shadow of the Dragon Queen, tutte ste robe non le dica, perché ovviamente sarebbero servite altre 60 pagine, però voglio dire, cioè, sono informazioni fantastiche. Gli gnomi, ragazzi, sono uno spettacolo. Allora, gli gnomi sono praticamente una razza, così come su D&D, che hanno quella scintilla geniale nel creare le cose. La cosa divertente di Dragonlance è che di base gli gnomi creano sì le cose, ma non funzionano mai al 100%. Cioè, loro hanno questa inventiva che però si rivelerà in buone circostanze, in tante occasioni, inefficace. Cioè, che cazzo ne so, costruiscono un macchinario per fare una roba, gli esplode. Non sempre, oppure devono costruire un oggetto che secondo loro potrebbe aiutarli a campare meglio. Benissimo, su 10 volte funziona 6, 4 volte o si brucia o dà fuoco alla casa, c'è sempre un problema. Ok, gli ascensori catapulta, più o meno. E qui arriva la cosa più bella degli gnomi, ragazzi. Sono un po' svalvolati, nel sono, non un po', sono svalvolati, sono assenti, e se vi ricorda qualcuno, sappiate che sono abbastanza certo che l'idea del suo personaggio, David, con Uamino, l'abbia presa da qui. Perché sono inventori, sono stralunati, distratti e tendono ad essere un po' chiusi per i cazzi loro. È Uamino, ragazzi, ok? E ora arriva la parte più bella degli gnomi. Così come tutti, anche gli gnomi hanno il loro dark side. Sapete qual è il dark side degli gnomi? Per gli elfi c'erano gli elfi scuri e venivano esiliati, cacciati via, la merda. Per i nani senza padre vengono chiamati gnomi pazzi, ma la cosa più bella sapete qual è? Che sono normalissimi. Sono gnomi che sono sociali, sono gnomi intelligenti, sono gnomi che accettano il dialogo e le proposte e le loro invenzioni funzionano sempre, non falliscono mai e vengono visti come pazzi dagli gnomi normali, perché no, non può essere, loro sono degli abomini. Com'è possibile che tutto va bene? Non è possibile, ci deve essere qualcosa che non funziona. Cioè,
e vengono chiamati gnomi pazzi. Immaginatevi sta cosa, dove praticamente l'unica cosa che funziona viene considerata anormale. È fantastico. È una cosa fantastica, ragazzi. Bellissima sta cosa. E arriviamo a un'altra razza particolare, i Kender, che ovviamente non puoi fare un manuale di Dragonlance a prescindere da quale sia l'avventura e non mettere i Kender. È un must, ok? Allora, i Kender, ragazzi, appaiono come dei bambini e tanto quanto i bambini hanno quella scintilla di curiosità. Loro praticamente passano il tempo ad essere incuriositi dalla qualunque cosa. Nel manuale di Dragonlance, magari dopo vi faccio dare un'occhiata su D&D Beyond, per chi non ce l'ha, hanno un tratto molto interessante che ovviamente hanno vantaggio a resistere alla paura e in più una volta al giorno possono rimuoversi lo stato di impaurito fino al riposo lungo. Proprio perché? Perché nella loro mente la sovraeccitazione di quello che deve accadere è tale da non fargli rendere conto del pericolo in cui si trovano. È difficile che loro si rendano conto di che cazzo sta succedendo da un punto di vista pericoloso, perché anche nella peggiore delle situazioni loro hanno nella testa il pallino. E ora? E ora che succede? Cioè, se stanno precipitando a un palazzo, loro guardano a terra e dice: chissà in quanti pezzi si farà il mio corpo. Cioè, ma non è una cosa perché sono stupidi, è una questione di curiosità. Ok? Al di là di questo, un altro fattore basico del Kender è che sono dei cleptomani malati. Ok? Però a differenza del cleptomane, non rubano perché vogliono rubare, lo fanno senza neanche accorgersene. Ok? Cioè, accade, punto. La cosa bella è che nel momento in cui tu li sgami, che hanno ovviamente rubato, loro hanno quella parlantina proprio razziale che ti in qualche modo giustificano perché è successa quella cosa, in maniera tale da sembrare, non ti dico innocenti, ma che tu dici: vabbè, va, vaffanculo, stai zitto. Cioè, invece di arrabbiare, cioè, ti arrabbi ovviamente tanto anche se li minacci, li fai, non si spaventano perché sono completamente fuori di testa, ok? Nel cartone animato di Dragonlance, che potete trovare online con i sottotitoli in italiano, tra l'altro, c'è proprio in una delle prime puntate, se non è la prima e la seconda, dove i protagonisti vengono assaliti da dei goblin. Interviene il Kender con un pugnale, ne elimina uno. Alla fine di questo scontro, lo so perché lo sto riguardando ultimamente, perché mi piace, mi è rivenuta la scimmia, e uno dei personaggi dice al Kender: ah, bello quel pugnale, ah, fa complimenti con quel pugnale, dove l'hai preso? E lui, guardandolo, dice: ah, non lo so, non è mio, è di Flint, che è un altro dei personaggi. Flint ovviamente che è il nano, sclera, perché dice: minchia, va fottuto pure il pugnale. E lui gli dice: ma come? Ti arrabbi pure? Ringrazia che l'ho trovato, perché se non l'avessi preso io probabilmente l'avresti perso. Cioè, questo è il Kender. Ovviamente il pugnale gliel'avrà rubato, probabilmente senza neanche rendersene conto dalla cintura, però lui è riuscito a fare questo tipo di discorso, ed effettivamente cosa gli vuoi dire? Cioè, loro sono quelli là che, se per dire, vedono un oggetto e scompare quell'oggetto, glielo ritrovi nello zaino e ti dice: ah, ma non lo so com'è possibile, magari ci avrò sbattuto contro e sarà caduto nella borsa. Cioè, fanno affermazioni di questo tipo. Il bello è che quando ti restituiscono le cose, ti ringrazi, cioè dicono: ah, meno male che ti sei ricordato, perché certo, è tuo, come no? Cioè, loro non rubano perché devono rubare, perché vogliono tenersi le cose per sé, lo fanno così. Cioè, sono... boh. Ok? Ma anche loro hanno il lato oscuro. Quale può essere mai il lato oscuro di un Kender, che è ovviamente la gioia di vivere fatta persona? I Kender tristi sono praticamente dei Kender, vengono chiamati afflitti, che solo in un determinato contesto di Dragonlance, che non sto qui a spiegarvi, dove la loro casa viene distrutta, eccetera eccetera, hanno somatizzato questo terrore e non hanno più voglia di vivere. Cioè, nel senso, sono sempre tristi, depressi, sono l'opposto della controparte spensierata che è il Kender di base. Questa è la parte oscura del Kender. Poi, queste sono le razze, in un certo senso, presenti all'interno del manuale di Dragonlance.
che sono ovviamente di queste qua, l'unica aggiunta che ovviamente nel manuale base non c'è è il Kender. Ma nei manuali vecchi, perlomeno in quelle della terza edizione, c'erano anche Minotauri e Centauri, e più gli Ogre, che erano gli Irda, ok? Che e i Draconici, ok? Ora però, qual è il discorso? I Centauri, super, dobbiamo vivere la vita al meglio, ce la dobbiamo spassare, bello così. Questi erano i Centauri, non avevano una controparte di chissà quale tipo. I Minotauri erano basati sulla forza bruta, più sei forte più hai diritto a comandare, erano molto belligeranti, molto legati all'esercito, al combattimento, ma al tempo stesso erano anche intelligenti e astuti, e non erano per niente malvagi, erano anzi tipo legali, erano proprio buoni come personaggi, e rispettavano tantissimo chi si dimostrava più forte di loro. Proprio perché avevano nella testa questa cosa inculcata della forza e delle dimostrazioni di forza. Poi c'erano gli Ogre, che ovviamente in principio si chiamavano Irda, bellissimi, che però erano talmente asociali che non hanno percorso Anzalon, cioè i continenti, per chissà quanto, e addirittura si pensa che gli umani non credano nemmeno nella loro esistenza, tanto che sono mezzi scomparsi, esatto, Tanit. I primi nati, esattamente, sono quelli che si dice che erano un po' più vicini agli dei. Infatti avevano forza, bellezza e poteri magici. Poi la corruzione li ha trasformati e li ha resi gli ogre molto più simili a quelli di un Forgotten Realm, cioè bestioni, brutti, mezzi stupidi e quant'altro, ok? E ovviamente poi i draconici. Allora, per i draconici ci sono diverse categorie. Vi dico soltanto come vengono creati. Poi non dico altro perché sennò scenderei nello spoiler, e su Dragonlance Shadow Dragon Queen sicuramente questa cosa viene trattata. Praticamente i draconici non sono altro che il risultato della corruzione delle uova di drago metallico. Cioè quando un uovo di drago metallico, quindi di un drago buono, viene corrotto dalla magia oscura, nascono i draconici. I draconici non so, per questo non esistono i Dragonborn su Dragonlance, perché il draconico, non il dragonico, draconico, è una creatura malvagia, una creatura che quasi mai ci puoi scendere a discussioni, perché loro sono stati creati per quello. Sono corrotti. Si dividono in diversi tipi, che sono i Kapak e i Buzz, più altri. Alcuni hanno la coda, altri hanno i peli e quant'altro, perché proprio sono delle malformazioni, delle creature corrotte, e da ogni uovo di drago si dice che ne nascano diversi. Ovviamente, perché sennò significa che su Dragonlance i draghi metallici fanno uova che manco le galline. Tipo un uovo di drago metallico non so quanti ne può uscire, una ventina, una roba del genere, perché ovviamente sono un po'... immaginateli un po' in stile gli orchi di Saruman, ok? Nascono già grandi, non c'è un fattore di crescita. Non sono draghi cromatici. No, eh sì, ma Orcogan non conviene. I draghi cromatici sono già Contachisis, perché sono i draghi malvagi. Tu che fai? Prendi un ipotetico drago che diventa un drago per farlo diventare 20 pippe? Non ti conviene. Prendi le uova di drago metallico che ti possono rompere le palle magari in seguito e le vai a corrompere, facendole diventare draconici. Contachisis non è imbecille. Cioè non prendo l'uovo di un drago rosso per fare i draconici. Anche perché già sono creature malvagie e corrotte, quindi che cazzo fai? Non ti conviene neanche da un punto di vista di forza d'esercito. Non ne vale la pena. Quindi il drago rosso, mi fai le uova, mi crescerà un drago, c'ho un drago che è al mio servizio 100-100. Tra l'altro vi dico questa cosa molto molto figa. I draghi cromatici in principio non esistevano. Praticamente i draghi cromatici non sono altro che i draghi metallici corrotti. Mi spiego meglio. Quando i draghi di Paladin, cioè Bahamut, chiamiamolo anche così, esistevano i draghi metallici, che vennero poi successivamente mutarono in pietra, e Takhisis corruppe le pietre dei draghi metallici e li trasformò in draghi cromatici. Quindi i draghi cromatici sono una corruzione dei draghi metallici nel mondo di Dragonlance, ovviamente. Ma poi magari, se ci sarà un altro episodio, magari scenderò più nel dettaglio, magari quando finiremo la campagna. E poi, ovviamente, alla base di tutte queste razze che ho detto ci sono gli ibridi. Mezzelfo, mezzogre,
Mezzelfi e mezzogre, mi pare, poi non è che ce ne siano altri. I mezzelfi fanno una vitaccia di merda, così come i mezzogre, perché? Perché principalmente entrambe le sotto le questo miscuglio razziale è frutto di violenze. Cioè, quando gli umani invasero le terre degli elfi nelle guerre, nelle cose, nacquero i mezzelfi, perché è molto raro che un elfo si conceda ad un umano, proprio per tutti i discorsi che ho fatto prima, ok? Idem con patate all'inverso per gli ogre. Gli ogre razziavano, quant'altro, eccetera, eccetera, anche perché consideravano gli umani indegni, facevano schifo, inutili, deboli e quant'altro, e quindi nacquero i mezzogre, non i mezzorchi, i mezzogre. E ovviamente questo perché gli umani normalmente non si sarebbero mai messi con un ogre, perché è una creatura e tutto il resto. Sono delle creature, delle razze particolari, perché passano una vita che è un po' carne e un po' pesce, e al tempo stesso è una vita infelice, perché non verrai accettato mai tra gli elfi in quanto hai sangue umano, e tra gli umani verrai visto come quello che c'ha la puzza sotto il naso, che rompe le palle. Infatti nel libro stesso, uno dei principali libri, che sono appunto le cronache, uno dei personaggi, che è Tanis Mezzelfo, porta la barba e spiega anche il perché ha fatto crescere la barba, perché ha lasciato la terra degli elfi, dove è stato in qualche modo cresciuto e tra virgolette in parte accettato, per mischiarsi tra gli umani, per non essere giudicato dagli umani. Si fa crescere questa folta barba proprio per nascondere le sue fattezze da elfo. Motivo del perché su D&D, anche a livello inconscio, ogni volta che si parla di mezzelfi, generalmente si immaginano con la barba e i capelloni. Perché? Perché nascondono le fattezze elfiche. Ok? I mezzogre, stessa cosa, ma all'inverso. Per quanto riguarda le ultime due cose, cioè la magia divina e la magia arcana, ovviamente sono molto particolari, perché la magia arcana viene influenzata in qualche modo dalle tre divinità, che sono le lune, solinari, lunitari e nuitari, la magia divina ovviamente da tutte le divinità, che ovviamente nel corso delle epoche, delle ere che si vanno a sviluppare di Dragonlance, nel periodo del cataclisma, decidono di abbandonare, perdono la fiducia negli spiriti che sarebbero poi le creature che sono andate in qualche modo a tutelare, a creare, proprio per questo motivo, perché dice ok, niente, gli abbiamo dato diverse possibilità, perché mandano 13 avvertimenti, questi 13 avvertimenti vengono palesemente ignorati, perché gli uomini della chiesa, che in qualche modo avevano contatto con gli dei, iniziano a peccare di presunzione, al punto tale da pensare che loro possono essere come gli dei. È un po' la storia della torre di Babele, mettiamola in questo modo qua, ok? Loro costruiscono questa torre sempre più in alto, dice arriviamo a toccare Dio, e Dio poi li punisce, fa crollare la torre e tutti cominciano a parlare lingue diverse. Su Dragonlance è una cosa simile. Il sacerdote re, il re sacerdote di Istar, di questa città che poi diventa ovviamente il centro nevralgico della religione, il santo pontificio, mettiamola così, e pensa di poter essere di diventare tanto potente da potersi elevare a Dio, e i 13 avvertimenti che vengono mandati dalle divinità vengono presi sotto gamba, perché dicono no, non può essere, sarà una cazzata, regà, ok? Quindi vanno a sottovalutare i 13 avvertimenti, non li prendono seriamente, danno altre possibilità agli esseri umani, che falliscono tutte, al che dicono vabbè regà, è stato un piacere, e distruggono tutto, e avviene il cataclisma, e da lì gli dei lasciano il mondo di Kryn per 300 anni, fino a quando poi non avviene Dragonlance Shadow of the Dragon Queen, di cui parleremo adesso. Quindi da ora in poi Shadow of the Dragon Queen, senza spoiler ovviamente, vi faccio vedere, innanzitutto per chi non ha il manuale e per chi non ha avuto modo di mettere le mani sul materiale digitale, qualcosa del manualino. Innanzitutto, se avete qualche domanda, fatemela adesso, prima che cambiamo un po' topic, e diversamente ditemi se fino a qui è stato abbastanza chiaro, c'è qualcosa che non avete capito, se è stato interessante, se non mi è fregato nulla, fatevi sotto, raga, ditemi tutto quello che vi pare.
Allora, Pat Mauser, la campagna dei Diventi Nation è dopo. È molto dopo. E considera una cosa. I libri di Dragonlance sono le tre cronache, i due libri dei fratelli e le leggende. Ok? 8 libri. No, 3, 6, 8. 8 libri. L'avventura giocata dai ragazzi praticamente è il nono libro. Quella di Dragonlance Shadow of the Dragon Queen è il primo. No, il terzo. O meglio, il primo delle cronache, se ignoriamo i libri di Caramon e Rustlin, che sono antecedenti alle cronache, ma in qualche modo sono stati realizzati dopo, se non sbaglio. Quindi le cronache sono i primi 3 libri, ma a livello temporale gli avvenimenti dei 2 libri dei fratelli avvengono prima dei primi 3. Ok? Quindi quella campagna, sì, quella campagna, se ti ricordi, finisce che il sole diventa rosso, le ondate di caldo cominciano a succedere cose, ed è un evento che non spiego perché sarebbe un super spoilerone, ma è legato alle cupole di cui ho parlato prima. Cioè, il caos in qualche modo riesce ad arrivare su Kryn. Quella cosa che vi dicevo del mare eterno, le cupole servono per proteggere Kryn dalle influenze del mare eterno. Ecco, le cupole vanno a puttane, detto chiaramente, e il mare eterno con le sue influenze permette a dei draghi che non appartengono al mondo di Kryn di giungere lì, che sono i draghi del caos e sono quelli fatti di magma e quant'altro. Quella è la guerra del caos, che sarebbe il nono libro. Dal nono libro in poi, tipo i draghi delle statue di fuoco e quant'altro. Ragazzi, la storia è magnifica. L'ho detto anche l'altra volta e lo ripeterò fino alla nausea. Lo stile di scrittura può sembrare leggermente datato, perché ovviamente sono dei libri degli anni 80-90. Ma la storia in sé è oro. È una bomba di storia, ragazzi. Quindi, se per caso dite: "Ah, mi piacerebbe provare a leggere", io vi dico solo questo: io non ho mai letto così tanto in vita mia. Quando ho letto il primo libro dei Draghi del Crepuscolo d'autunno, ho detto: "Mamma mia, ma che bello è!" Tra l'altro, era da qualche anno che giocavo a D&D, per me è stato proprio curriculum, cioè, bellissimo. Ho letto quello, subito dopo ho letto il secondo, il terzo, ho finito i primi tre, sono andati dal ragazzo che li aveva per farmi prestare gli altri, ho detto: "No, mi devi dare gli altri." E nel giro di, boh, 4 mesi li ho letti tutti e 8, perché cioè, mai ho letto così tanto, ragazzi. Cioè, arrivavo a casa, avevo tempo libero, mettevo l'auto e leggevo, e leggevo, perché leggevo cose che a me interessava tantissimo leggere. Capito? Ok, ma andiamo a noi. Vi faccio vedere un pelino di avventurella, o meglio, di manuale. Dunque, cosa si aggiunge con Shadow of the Dragon Queen? Che è il modulo, ovviamente, che è stato rilasciato. Innanzitutto ci sono dei background aggiuntivi, ok? Che sono Cavaliere di Solamnia e Mago dell'Alta Stregoneria. Il Cavaliere di Solamnia o il Mago dell'Alta Stregoneria guadagnano dei tratti specifici nel background. Innanzitutto guadagnano uno di questi talenti a gratis, Skilled of Thug. Poi a quarto livello, per quanto riguarda sempre questi due legati al background, guadagnano a loro scelta uno di questi benefici, che possono essere l'adetto delle vesti nere, l'adetto delle vesti rosse, vesti bianche, allerta, favorito dagli dèi, cavaliere della corona, della rosa, della spada, mobile, sentinella o warcaster. Non so se si vede troppo piccolo oppure no, ragazzi. Ditemi voi, eh. Guadagni questo bonus fit al quarto livello a prescindere dal tuo background. Se hai Cavaliere di Solamnia o Mage of the High Sorcery Background. Cavaliere di Solamnia. Allora, questo è il Cavaliere di Solamnia. È un po' piccolo, ma lo so, raga, però il problema è che se lo vado ad ingrandire, non so come magari si smerda tutto. Ci provo, non vi assicuro niente, però.
Ecco, si può fa. Aspetta un secondo, fatemi vedere. No, non si può fare, ragazzi. Non so come fare, ragazzi. Non so se c'è lo zoom. Se c'è lo zoom su come si chiama qui, ma penso di no. Vabbè, questa è l'immagine del Cavaliere Solamnia. Comunque, dicevo, hanno tipo lo scudiero e quant'altro, Trinket. Per quanto riguarda i Cavalieri di Solamnia, c'è il bardo del Collegio del Valore. Vabbè, qua ti dice praticamente delle differenze che ci potrebbero essere tra quelli che esistono già oppure no. Un Cavaliere di Solamnia potrebbe essere anche un chierico col dominio della guerra, un bardo col Collegio del Valore o un barbaro patto dello Zelota. Rifugio Frispeak. Salve dottore, salve a te, bello. Siamo andato per 3 mesi, incredibile. E poi, cosa c'è? I maghi dell'alta stregoneria. Qui c'è un po' più di roba. A parte che prendono iniziato dell'alta stregoneria, che è il fit che vi ho fatto vedere prima. E poi prendono dei talenti in base a quando salgono di livello sulla specializzazione che hanno scelto. Poi c'è favorito divinamente, che è quello là per il chierico, che in base all'allineamento guadagna uno delle seguenti spell. Per esempio, se è malvagio può prendere una spell dal warlock, dalla lista del warlock, se è buono da quella del chierico ovviamente, e se è neutrale da quella del druido. Iniziato dell'alta stregoneria, questo qua è bellissimo perché in base al tipo di luna e quindi in base al tipo di veste prendi degli incantesimi. Ok, che sono praticamente Dissonant Whisper, False Life, X, Ray of Sickness, l'unitari che sarebbe quella neutrale, Color Spray, Disguise Self, Feather Fall, Long Strider, e Solinari che sarebbe quella là bianca del bene, comprendere linguaggi, individuazione del bene e del male, protezione del bene e del male e scudo. Questa è l'artwork delle tre categorie dei maghi dell'alta stregoneria. Addetti delle vesti nere, ovviamente al quarto livello ti dà delle cose. Magia ambiziosa, guadagni, apprendi un secondo spell. You learn one second level spell of your choice. Apprendi un incantesimo di livello 2. Questa spell deve essere di incantamento o necromanzia, scuola di magia. E tra l'altro ora vi torno su questa cosa perché c'è stata un'errata corrige che ovviamente sul manuale non c'è, ma è stata rilasciata dalla Wizard of the Coast. Ora ve ne parlo, ragazzi, che è proprio sull'addetto delle vesti nere, ma sullo stregone, non sul mago. Perché qui è scritto giusto, è nello stregone che è scritto male. Quindi praticamente che succede? Ti fa prendere questo incantesimo. Poi hai Life Channel, tu puoi incanalare la forza della vita nella tua magia. Sentite questa che porcata, ragazzi. Quando una creatura che riesce a vedere entro 60 piedi da te fallisce un tiro salvezza contro una spell che infligge danno che tu hai lanciato, puoi spendere un numero di dadi vita pari al livello di quella spell, tira il dado speso e aggiungili al quantitativo di danno che gli fai. Ragazzi, sta cosa è fuori di testa. Sta cosa è fuori di testa. Cioè, se io lancio un incantesimo di quarto livello, posso decidere, se lui fallisce il tiro salvezza, di spendere 4 dadi vita e fargli 4 di 6 aggiuntivi di danno. Ok? Palla di fuoco fa 4 di 6 aggiuntivi di fuoco. Ma siete folli. Ok, questo è quello delle vesti nere. Vesti rosse, Insightful Magic, guadagni una spell di secondo livello che deve essere tra illusione e trasmutazione, e poi ha Magic Balance. Quando fai un attack roll o un ability check con un risultato di 9 con un di 20, tu puoi bilanciare il fato e trattarlo come se fosse un 10. Questa è grossissima pure. Puoi utilizzare questo feat un numero di volte pari al tuo bonus di competenza. Molto forte. Recuperi tutto quando fai una long rest. Ha detto delle scuole bianche, neanche questo scherzo, eh? Protective Magic, puoi prendere un incantesimo di abiurazione o divinazione. Ok. E quando tu o una creatura che riesce a vedere a 30 piedi di te subisce danno, tu puoi utilizzare la tua reazione per spendere uno spell slot e creare
una ondata di energia protettiva attorno al bersaglio. Tira il D6, tira un numero di D6 pari al livello della spell slot che hai speso per fare questa ondata di protezione e riduci il danno subito dal bersaglio in base al risultato totale dei dadi più il modificatore dello spellcaster. Ti fai abbiuratore delle vesti bianche, prendi sta cagata, diventi enorme, perché già l'abbiuratore c'ha pure gli scudi, quindi... Cioè sei tipo World of Warcraft diventa, sei Priest Discipline, ti metti là e ti metti a scudare le persone. Ma che cazzo. Ok, Cavalieri di Solamnia, anche loro ovviamente non scherzano. Prerequisito, salire a cavallo e montare e smontare da cavallo di costa 5 di movimento, attacco colpo preciso una volta per turno. Quando la tua arma è un tuo tiro per colpire viene fatto contro una creatura, tu puoi causare a quel tiro per colpire di avere vantaggio. Se l'attacco colpisce, tira un D8 e il numero rollato viene sommato al bonus del danno del tuo attacco. Tu puoi usare un numero di volte questo beneficio pari al numero di proficiency. Ma lo consumi solo se l'attacco va a segno. È uno smite depotenziato. Mettiamola così. Tu guadagni tutti gli usi una volta che finisci lo long rest. Poi Cavalieri della Corona. Questo cos'era? Ah, ok. Poi loro ovviamente si dividono pure in tre categorie. Cavalieri della Corona, Cavalieri della Rosa e Cavalieri delle Spade. Della Spada. I Cavalieri della Corona ti dicono incrementa la tua caratteristica forza, destrezza o costituzione di 1. E ha Commanding Rally, perché i Cavalieri della Corona sono un po' quelli che guidano tipo gli eserciti, no? Con un'azione bonus tu puoi comandare un alleato entro 30 piedi da te di attaccare. Se quell'alleato riesce a vederti o a sentirti, puoi immediatamente fare un attacco in mischia con la sua reazione. Se l'attacco colpisce, quell'alleato tira un D8 e aggiunge il numero, il risultato del tiro, ha come bonus al dado di danno. Tu puoi utilizzare questa azione un numero di volte pari al tuo bonus di proficiency. Sarebbe praticamente il Rallying Strike del Fighter. Ok? Solo che ce l'hai magari da paladino. Cavaliere della Rosa. Incrementa costituzione, saggezza o carisma. Bolstering Rally, che sarebbe il rally del cavaliere del Battlemaster. Con un'azione bonus puoi incoraggiare una creatura che riesci a vedere o te stesso entro 30 piedi. Se ti riescono a vedere eccetera eccetera, guadagnano punti ferita temporanei pari a un D8 più il tuo proficiency bonus più il modificatore di abilità di questo che hai preso da questo tratto. Quindi se tu ti alzi la costituzione e te la porti a 20, hai più 5 più il modificatore di proficiency più un D8. Così. E lo puoi usare un numero di volte pari alla tua proficiency e lo recuperi quando fai riposo lungo. Ok. Poi, Cavaliere della Spada, che sarebbe quello del nostro buonissimo solo Staran Kanan, ovvero il giocatore, il personaggio di 7. Incrementa intelligenza, saggezza e carisma di 1. Demoralizing Strike, una volta per turno quando colpisci una creatura con un colpo di arma eccetera eccetera, puoi provare ad intimorire il bersaglio. Se il bersaglio deve fare un tiro salvezza su saggezza pari a 8 più proficiency più abilità modificatore, se fallisce il nemico è frightened fino alla fine del tuo prossimo turno. Se invece supera, il bersaglio ha svantaggio al prossimo tiro per colpire prima che finisca il suo prossimo turno. Puoi usare questo beneficio un numero di volte pari alla proficiency e lo recuperi con roba quando finisci il long rest. Su Sorcerer Subclass, che sarebbe anche quella che è stata fixata. Allora, Lunar Sorcery. Qui ragazzi c'è una cosa che veramente non sta né in cielo né in terra nella stregoneria. Detto porno baffo, sì. Allora, intanto hanno questa cosa fortissima al primo livello che è il Lunar Embodiment, ok? Che ti dà delle spell addizionali in base alla fase lunare. Ragazzi, magnifica sta cosa. Se c'è luna piena guadagnano scudo, se c'è luna nuova guadagnano raggio di indebolimento, se c'è luna crescente guadagnano color spray, a terzo livello altre spell, a quinto livello altre spell, a settimo livello altre spell, a nono livello altre spell, ovviamente in base alle lune o alla luna che c'è in cielo. Fantastica sta cosa. Poi un'altra cosa bellissima, Moonfire.
Questa cosa è fantastica, ragazzi. A primo livello, tratto dello stregone lunare. Puoi richiamare giù dal cielo una luce radiante dalla luna a tuo comando. Impari l'incantesimo cantrip Sacred Flame, che non conta nel numero dei cantrip che tu conosci da stregone, e quando la casti colpisce una creatura addizionale a 5 piedi dal bersaglio primario. Quindi casti due Sacred Flame con un cantrip solo. Sta cosa è fuori di testa ed è anche stata oggetto di correzione. Cioè, c'è ancora questa stronzata, ma ora vi dico in cosa è stata corretta. Poi a sesto livello prendono Lunar Boom o Waxing and Waning, Lunar Empowerment, che sono sempre in base alle fasi lunare. Abiurazione, prende abiurazione, oppure incantamento e necromanzia, oppure scelgono spell per ogni fase lunare da una cosa addizionale. Lunar Empowerment, questa è sgravissima, possono fare test come cazzo gli pare, e fenomeno lunare, che è ancora più sgravo. Allora, la correzione è stata fatta su questo, praticamente. Dov'è? Questa sarebbe, mi pare. Sì, questa qui è la correzione. Il Lunar Boons, ok? Che dice: la corrente fase del Lunar Embodiment può avere effetto sulla tua metamagia. Ogni Lunar Embodiment phase è associata a una certa scuola di magia, come mostrato qui. E praticamente l'errore, se non sbaglio, dovrebbe essere questo. Quando tu utilizzi la tua metamagia su una spell di una scuola associata alla tua corrente Lunar Embodiment Phase, puoi ridurre i Sorceress Point spesi di 1 fino a un minimo di 0. Tu puoi ridurre i Sorcery Point spesi dalla tua Meta Magic pari al numero di proficiency e li recuperi tutti alla fine di una long rest. Voi direte, e quindi il problema subentra qui. Infatti, qual è il discorso? È la fiamma sacra, è proprio quella che avete visto prima. Siccome la fiamma sacra può colpire due bersagli, ed essendo un trucchetto è una spell di livello 0, grazie a questa cacata qua, tu potenzialmente, usando il metamagic senza usare neanche spell slot, potresti castare due volte lo stesso cantrip e quindi colpire quattro creature diverse con fiamma sacra. Ok? Con un trucchetto che non ha costo. Infatti si sono immediatamente andati a riparare, per non che sono resi conto di sta stronzata, e infatti dicono che praticamente la situazione è quella che vedete adesso su D&D Beyond, che qui adesso è stata corretta. Infatti non sembra che ci sia niente di sbagliato, ma se si va a prendere il manuale invece questa cosa qui è sbagliata, perché ti fa capire che puoi lanciare materialmente 4 fiamme sacre in un solo round e diventa leggermente sgravino, perché un sorcerer che ti arriva in fight e ti dice: ok, lancio questa cosa, faccio metamagia, boom, e la sparo di nuovo. Allora, rispetto alle edizioni vecchie, prima, se non sbaglio, la prova per entrare a far parte della scuola dell'alta stregoneria si faceva al sesto livello, se non sbaglio, nelle edizioni passate, nella 3, o nella 3. Nella 3, mi pare che era la 3, il manuale di inventazione di Dragonlance. Adesso al 4, al 4. Adesso invece è un po' il background, cioè sin da subito diventi adepto per l'alta stregoneria, capito? Però io credo che fondamentalmente fai soltanto la prova, poi il quanto effettivamente riesci ad avanzare dipende un po' dal tipo di classe. Per esempio, il mago al quarto livello può prendere l'adepto, prima sei iniziato dell'alta stregoneria, al quarto livello prendi l'adepto, ok? Sì, Fedros, ma c'era anche un tempo, nella 2 era al terzo livello, mi pare, anche a me. Nella 3 invece diventò il quarto o il sesto, non sono sicuro. Nella campagna Shadow of the Dragon Queen c'è un capitolo per ruolare la prova. Esattamente, che è più che un capitolo, sarebbe questo, vi faccio vedere giusto così un minimo. Preludio. Sarebbe questo, Eye in the Sky.
i maghi dell'alta stregoneria, bla bla bla, fare questo preludio e ti dice praticamente come si gioca. Questa è la parte narrata, nel cielo, bla bla bla, e ti fa fare delle prove per superare questa prova a cui ti sottopongono, e se riesci a superarla diventi a tutti gli effetti un iniziato dell'alta stregoneria. Se sei un mago ti danno pure sto bellissimo grimorio con le tre lune incise, diversamente è RIP, però ad ogni modo quando concludi la prova ti danno questa pergamena, che è quella che ha ricevuto il personaggio di Isabella della nostra Eled Dekire nella prima avventura, nella prima puntata di Verso Vogler, che trovate su YouTube, sul mio canale, dove abbiamo giocato appunto la prima puntata di Shadow of the Dragon Queen, e continueremo martedì prossimo. Ma vi dico un'altra cosa bellissima, ragazzi, che molti di voi possibilmente non sanno neanche. Vi ricordate che i nostri simpaticissimi, non ve lo faccio vedere però, sposto di nuovo, vi ricordate che i nostri simpaticissimi Wizard of the Coast guy boy hanno fatto praticamente il bundle, cioè Shadow of the Dragon Queen, Warriors of Kryn, schermo del Master unico, eccezionale, fantastico e incredibile, tiratura limitata. Ok, questo è il bundle che io ovviamente ho preso. Infatti io questo manuale su D&D Beyond l'ho avuto il 22 novembre, quindi prima che uscisse materialmente la forma stampata cartacea. Poi, siccome sono un pazzo, ho comprato il manuale con l'altered cover, ma ancora questo mi deve arrivare, che c'è una copertina sua, che non è né questa né quella che ci sarà in giro. Sarà una copertina a tiratura limitata, perché è il bundle, eccetera, eccetera. Il gioco da tavolo Warriors of Kryn ancora non mi è arrivato, Eric Ozer. Infatti dico questa cosa importante: quando arriverà il gioco ovviamente farò una sessione di board game e ve lo faccio vedere. Vi spiegherò anche come funziona il gioco e se farò anche un sotto ai ferri del gioco in sé, quindi una recensione con spiegazione di gioco e quant'altro. Poi magari lo giocheremo un po' in live. Ma la cosa bellissima sapete qual è? Che il gioco da tavolo è integrato all'avventura, nel senso, tu puoi anche giocare le due cose distinte e separate, farti l'avventura di D&D o giocare solo al gioco da tavolo, non te ne frega un Kaiser. Ma la cosa bella è che se tu hai entrambe le cose, il master può decidere se determinate battaglie, o quasi tutte le battaglie previste nell'avventura Shadow of the Dragon Queen, farvele giocare su Warriors of Kryn, con delle impostazioni di scenario ben predefinite, che sono ovviamente diverse dallo scontro previsto col sistema di D&D. Quindi materialmente, ragazzi, anche chi non ha mai giocato a D&D, o chi dice a me D&D e il suo sistema mi fa cacare, prende il gioco da tavolo e dice: ok ragazzi, tutta la parte roleplay è D&D, arrivano le battaglie, ce le giochiamo su Warriors of Kryn col gioco da tavolo, punto. Spettacolo. Per come la vedo io, spettacolo. Infatti, prima di fare questa live avevo paura, ho detto: tu vuoi vedere, ma arriva il gioco e non ho manco il tempo, perché diversamente vi avrei detto: ragazzi, ora vi faccio vedere il gioco, incredibile, vi spiego come funziona. Felice che non sia arrivato, perché altrimenti mi sarei messo lì come un pazzo esaurito a studiare, a leggere il gioco per farvi vedere com'era. Tutto di fretta, tutto così. Invece è meglio che non sia successo così. Con calma, quando arriva poi ve lo faccio vedere, ma soprattutto speravo che non arrivasse, perché volevo che almeno la prima, tra virgolette, battaglia che si può fare su Warriors of Kryn fosse già stata fatta in live su Shadow of the Dragon Queen, in maniera tale che una volta che porto la live dove vi faccio vedere la prima battaglia di Warriors of Kryn non sia uno spoiler per i miei giocatori, che tra l'altro sono adesso in chat. Quindi così loro se la godono in blind quello che succede, e poi Warriors of Kryn faccio vedere come invece sarebbe stata, a differenza di quello che è stato portato su D&D, la battaglia con il gioco da tavolo. Quindi speravo che non arrivasse, anche se sto impazzendo, perché non sto facendo altro che aspettare di vedere la mail e vedere: a Wizard of the Coast, il tuo pacco è in spedizione. Sto impazzendo per questa cosa.
E niente, signori belli, io direi che se avete domande su Shadow of the Dragon Queen, su Dragonlance in sé, questo è il momento di farlo, perché io credo che da qui a 10 minuti andrò a chiudere questa live. Spero che questo format, tra virgolette, dove si parla di ambientazioni e si fanno chiacchierate legate proprio al gioco di ruolo, o magari in futuro, quando ce ne sarà occasione, anche interviste a chi effettivamente mastica qualcosa del settore o di un determinato argomento, e utilizzerò di nuovo questo format. Grazie dottore, come sai aspettavo ste live da un po'. Mi fa piacere Instaur DM, mi fa veramente veramente piacere. E comunque questo è check up. Che per trovare sto cazzo di nome, raga, tutte l'abbiamo provato. Tipo, com'è che l'abbiamo? Dado cromo, ruolo cromo. Volevo riutilizzare Sotto i ferri, che già era una cosa. Però Sotto i ferri è proprio, prendi un gioco da tavolo, lo metto là e lo sviscero. Questa era l'idea di Sotto i ferri. Check up, e proprio ti faccio il check up di una situazione, di una cosa. Facciamo un'analisi di un qualcosa. Quindi alla fine mi è venuto sto trip. Ho detto, minchia, check up. Meglio di così. Ruoloscopia meritava. Eh sì, Pillone, hai ragione. Pillone, essendo all'interno della clinica, sapeva anche che era stato proposto ruoloscopia come nome del format. Ma io credo che check up sia più orecchiabile di ruoloscopia, che sembra comunque una cosa fastidiosa e invasiva. Che classi e sottoclassi sono usciti finora e quali non sono consentite su Dragonlance? Allora, allora, come classi e sottoclassi credo nessuna, è bandita. Le razze invece già è un discorso leggermente diverso, perché vai un pelino fuori contesto. Drow non esistono, Shadar Kai non esistono, Dragonborn, i draconici sono la controparte, sono i nemici, quindi giocare un dragonico, ovviamente il master deve fare un lavoro suo, però io ripeto, ragazzi, sì, è un gioco di fantasia, uno si deve sentire libero di giocare quel cazzo che gli pare, però se ogni tanto si cerca di seguire un minimo un'indicazione di un gioco, non è che crepa o muore qualcuno. Comunque c'era Brian che mi aveva fatto una domanda all'inizio della chat e che ovviamente non ricorderò mai adesso. Brian, se sei ancora qui, batti un colpo e ripetimi cosa mi hai chiesto. Ma dubito che ci sia ancora. Magari poi gli scriverò in privato e gli dirò. Sì, tra l'altro non ci sono gli orchi. Gli orchi non esistono su Dragonlance. Ci sono soltanto in alcune circostanze gli ogre. Come vi ho spiegato prima, qualcosa di simile. Ah, Lord Sot, perfetto. Quindi risponderò alla domanda. Brian dei Five Dragons Collective mi aveva appunto chiesto: è vero che Lord Sot sarà nerfato? Allora, ragazzi, io credo che non sia stato nerfato, ok? Non è da intendere come nerfato, è semplicemente un altro contesto storico. Nell'avventura Dragonlance Shadow of the Dragon Queen devono ancora passare degli anni per quel Lord Sot. Io la vedo in questo modo. Ok? Anche perché se dobbiamo prendere Lord Sot per com'è forte materialmente, dobbiamo andare nei manuali, quelli là rilasciati da DMS Guild e Van Richter Guide to Ravenloft? No. Scusatemi, come cazzo si chiama quello là? Enciclopedia to Ravenloft. Che è quello che ho preso io su DMS Guild, che sono 400 pagine a tomo. Ve li faccio vedere, perché ormai li faccio vedere ogni due live, faccio vedere sti cazzo di manuali. Ve li faccio vedere e vi dico un po' la differenza. Mi riapro l'avventura, vi dico soltanto il GS dell'avventura, giusto per farvi fare un po' di paragone.
Allora, Friends and Foes. Allora, Lordi Sotti. Lord Sot. Ok, allora, questi sono i manuali che vi dicevo prima, ok? Che sono la bellezza di... Che io ho preso in hardcover perché leggere al computer mi fa schifo, raga, non ci posso fare niente. Tra l'altro sono pure bellissimi da vedere. Ok, il primo sono 394 pagine e sono tutti Ravenloft. Parlano solo di Ravenloft. Il secondo sono 372. Ok? 372 e 397, una stronza del genere. Quindi sono 600 pagine, no, quasi 800 pagine, due manuali che parlano solo di Ravenloft. Allora, vediamo dove è Lord Sot nell'enciclopedia di Van Richten. Se non sbaglio era nel primo tomo. Che ovviamente li utilizzerò prima o poi questi. Anche perché proprio mi dà... Ah, eccolo qua, 148, Lord Sot. Eccolo qui. Allora, nell'avventura di Dragonlance, Lord Sot è GS19. Materialmente dovrebbe essere GS21. Quindi sì, è stato nerfato, ma io credo che sia un discorso di tempo. Cioè, secondo me, nel momento in cui si incontra Lord Sot su Dragonlance Shadow of the Dragon Queen, debba ancora fare qualcosa per diventare questo Lord Sot. Cioè, c'è ancora del percorso da fare, anche perché quando lui materialmente è su Kryn, non è ancora stato preso dai poteri oscuri, credo. Non vorrei dire una cazzata. Però mi pare di... Credo proprio di sì. Sì, teoricamente sì. Perché Lord Sot nasce da Dragonlance. Poi... Fedros... Allora, se pensi che la leggenda di Lord Sot... Non fare spoiler. Comunque, Lord Sot... Fedros ti cancella il commento perché è uno spoilerone. Come cazzo si fa? Oh, stregone, ok. Cioè, nel senso... vabbè, non ti preoccupare. Comunque, dicevo che Lord Sot, comunque di base, è una creazione sempre di Margaret Weis e Tres Hickman. E di base nasce sul mondo di Kryn, poi successivamente diventa uno dei signori di Ravenloft. Infatti c'è proprio un piano che minchia, ora l'ho chiuso, che appunto dovrebbe essere come si chiama il piano di Lord Sot? Sì, Inza Magdova Kulekebich. Sarebbe poi tra l'altro una persona, quindi non ci ficca niente. Lord Sot dovrebbe essere il signore di Siticus, della terra di Siticus. Quello è un altro coso, pensavo che ho letto male. Siticus, esatto, Lord John Falsworth. E il signore di Siticus diventa, cioè, o comunque viene preso dai poteri oscuri per essere portato a Siticus. E gli dicono: bella lì, fratello, rimani lì con tutta la tua baracca che facciamo festa. E se lo portano con tutta la sua dimora. Sì, esattamente. Comunque, signori belli, siete stati anche in tanti, sono super felicissimo di questa cosa. La live io direi che la andiamo a chiudere adesso. Questi qui li rimetto al loro posto, prima o poi io giuro, prometto solennemente che vi leggerò. Se per caso non volete spendere una marea, una barca di soldi come ho fatto io per averli in hardcover, perché magari dite no, e li vendono anche in digitale, se per caso vi interessa, non siete obbligati a prenderli tutti e due, ovviamente potete prenderne anche uno solo, tanto il primo sono 400 pagine, il secondo quasi altre 400, quindi potete decidere. Il primo Morgan Nogaret lo hai fatto su Dragonlance? No ragazzi, io Morgan Nogaret è nato...
dopo un anno che conoscevo D&D, e figurati se conoscevo Dragonlance. I primi anni non conoscevamo manco Forgotten Realms, era ambientazione, mondo creato da noi e cose create da noi, quindi non c'erano, anche perché avere già solo i manuali di D&D era tipo il miracolo, perché dove cazzo li dovevi prendere? Noi li abbiamo avuti, cioè io li ho avuti proprio perché il destino ha detto tu avrai questi manuali, se no non li avrei mai beccati. Rispammo la domanda, sono moderatore o posso fa? La campagna pensi durerà tipo Arcantir, quindi qualche puntata o più, tipo COS, svariati mesi? Allora, partiamo dal presupposto che COS è già più di un anno che stiamo giocando COS, perché sono 40, 47 puntate, 48 puntate. Dragonlance, io ti posso dire questo, che da manuale, se non sbaglio, il primo capitolo di storia, cioè quello dove si stanno per inserire i ragazzi, si conclude a pagina 70, 67, 70. Che comunque ci sono diverse cose da fare. Però 67, 70. Il manuale sono 300 pagine. Quindi se 70 pagine, ambientazione, spiegazioni, prologo e prima parte, credo proprio che l'avventura non duri assolutamente quanto Verso Strad, ma molto molto meno. Anche perché io Verso Strad l'ho allungata in maniera devastante, perché ho inserito tutte le aggiunte, le cose. Dragonlance ancora fresco, non so quanto aggiungerò, però sicuramente non arriverà a 50 puntate, perché in quel caso credo che mi ammazzo. Io penso che durerà sulla trentina al massimo. Strad ancora considera che devono iniziare il tempio e il castello e il post castello, quindi Strad secondo me ancora 15-20 sessioni, io spero meno, però è quello. Va bene, signori bellissimi, che siete stati in mia compagnia, fantastica compagnia, voi per me, non io per voi. Sì, io sono stato di buona compagnia per voi, non posso che esserne felice. Questa live è stata fatta praticamente per voi, perché io la storia di Dragonlance già la sapevo, per me è stato soltanto un ripassino, ma volevo e ci tenevo a spiegarvi, darvi qualche delucidazione in più su questo fantastico mondo, al fine di... ho visto tutte le domande della gente che mi chiedeva, ma questa cosa non la conosco, questa cosa non lo so come si fa, questa cosa così, questa cosa così, ho detto perché no. Facciamo una bella live dove spieghiamo qualcosina del mondo di Dragonlance, quindi l'ho fatta per voi e sono, come dire, spero di non aver detto gastronerie, chiedo umilmente perdono se è stato così, e spero di avervi in qualche modo dato una mano, aiutato e intrattenuto. Vai su YouTube a vedere il cartone, bravo Orcogan, così ti voglio, tanto sono... È il cartone del Draghi del Crepuscolo d'autunno, quindi del primo libro, e se non sbaglio le puntate durano 20 minuti scarsi, e se non sbaglio sono una ventina, trentina di puntate al massimo, quindi non è neanche troppo impegnativo. E comunque ti dà un'idea bella chiara del mondo di Dragonlance, perché è tratto dal romanzo, quindi... Va bene, signori belli, è stato un piacere, vi saluto di nuovo. Domani non so se faccio live, forse impazzisco, potrebbe capitare. Se lo farò vi farò sapere all'ultimo momento, perché sono mezzo pazzo. Comunque passerò domani sera, ma vi comunicherò magari un po' più nel dettaglio, dal canale dei Five Dragons Collective, perché fanno il compleanno del canale e quindi mi hanno chiesto se mi andava di passare a fare un saluto... E ovviamente lo farò, perché credo che sia il minimo. Domani boss fight su Shadowrun è per me. Bravo Leo Xandergan, spacca tutto. Tirei una grata in bocca. Va bene, signori belli, ci vediamo alla prossima. Vi lascio con i credits, che sicuramente non partiranno, quindi mi vado a preparare già Streamlabs, perché così li faccio partire io. E ci vediamo all'improvviso. Forse domani? Forse martedì con Dragonlance? Chi può dirlo?